Primo appuntamento del mese di dicembre per un caffè fuori campo, direttamente dal Dama 3 come ogni settimana. Iniziamo come sempre parlando di seconda divisione e di Cuneo. Un Cuneo che sia ha continuato la propria miniserie positiva, pareggiando però con il Mantova, un pareggio agrodolce, soprattutto considerando che i biancorossi sono stati recuperati a 10 minuti dal termine. Biancorossi che rimangono in una posizione di metà classifica, nella zona spareggi. Noi parliamo della partita di domenica e in più generale del campionato di questo momento del Cuneo con Giuseppe Maimone, che è nostro ospite questa settimana e che ringraziamo ovviamente per essere qui con noi. Allora, partiamo dalla partita di domenica. Una discreta prestazione, io nel, diciamo, nel post partita ho detto una prestazione da 6,5-7, purtroppo non è arrivata la vittoria, una vittoria che sarebbe stata veramente preziosa contro una avversaria diretta che sarebbe stata superata. È arrivato un pareggio, rimanete nella zona play-out, play-off o spareggi, come volete chiamarli, e non si riesce a fare quel salto di classifica, quello scatto che vi permetterebbe di vivere più serenamente questo campionato. Ti lascio il microfono. Sì, sicuramente domenica abbiamo fatto una bella partita, un'ottima partita direi. Poi verso gli ultimi minuti eravamo pure un po', forse un po' stanchi. Hanno fatto, diciamo, solo quell'azione alla fine loro, così pericolosa. E abbiamo subito questo gol, peccato, perché avevamo fatto una partita veramente ottima. E anche parlando col mister ha detto anche la stessa cosa, quindi non ci manca, diciamo, qualcosa di importante, forse un po' più di fame, essere più cattivi là dentro la nostra area, perché ci manca forse solo questo e basta. Sì, infatti sembra che qualcuno stenti un pochino a chiudere le partite, nel senso, si arrivi a un certo punto dove il dominio tra virgolette è tale che ci si siede e dice: beh, tanto gli altri abbiamo domati finora, non reagiranno. Invece probabilmente in un campionato, diciamo, normale di seconda divisione probabilmente basterebbe, però quest'anno sono tutti dei cagnacci allucinanti, quindi è difficile fino al 95esimo portare a casa i punti. Ecco, secondo te quindi un problema mentale, da come ho capito, nel senso di andare a magari non riuscire per 95 minuti interi a tenere la stessa intensità? Non bisogna mollare nemmeno per 10 secondi, assolutamente, perché anche come la settimana scorsa al Castiglione erano squadra tipo dietro di noi, però hanno dimostrato anche fino alla fine di saper metterci in difficoltà, infatti è uscito un pareggio. E quindi anche con le squadre superiori o che hanno punti in più dobbiamo sempre dare il massimo fino al 95esimo. Ecco, sicuramente è stata una costante di questa prima parte di campionato il non riuscire a mantenere il risultato e, diciamo, la concentrazione per tutta la partita. Domenica siete stati recuperati, con il Castiglione eravate avanti, poi siete andati sotto, poi avete dovuto recuperare, con la SPAL stesso copione, alla fine avete perso, e tante tante altre. Ecco, sta cominciando a diventare un piccolo complesso questo, il fatto di non riuscire a vincere una partita 2-0 all'inglese, partita che si chiude, che si gestisce tranquillamente e che si porta a casa. C'è anche un po', diciamo, la tremarella nelle gambe nei minuti finali, perché col Mantova alla fine sono stati giocati 70 minuti buoni, in cui il Mantova, come dicevi te, ha creato veramente poco, sicuramente un po' di stanchezza, ma penso non sia solo quello il problema, perché fisicamente ci sono state partite in cui siete riusciti a chiudere in crescendo, quindi penso sia una serie di fattori. Ah,
secondo me non è questione di Tremarella, perché la partita noi potevamo chiuderla tranquillamente anche con l'occasione di Zaccaria, con il gol di Palazzolo che ci ha chiamato fuorigioco, però rivedendola non sembrava tanto fuorigioco. Quindi alla fine non è Tremarella, perché le occasioni le creiamo, più di 6-7 occasioni le abbiamo fatte, quindi non credo sia Tremarella. Abbiamo certe occasioni, siamo stati sfortunati perché l'arbitro ha fischiato il fuorigioco, e poi cosa possiamo dire? Noi il gioco lo facciamo, le occasioni le costruiamo e se la palla non entra... Poca freddezza. Anche, sì, sì. Poca freddezza, forse sì. Abbiamo parlato anche nelle scorse settimane con gli ospiti che sono venuti, che forse anche il fatto di mescolare i moduli e le carte, magari sì, è vero, si va alla ricerca del modulo ideale, però i giocatori magari ne soffrono anche un po'. Tu che sei lì nel fulcro del gioco, perché comunque centrocampo in una squadra che vuole giocare a calcio è il fulcro del gioco, come ti stai trovando di fronte a questi cambiamenti di modulo? Perché immagino che sia difficile adattarsi. Alla fine io mi sto trovando, diciamo, sempre alla stessa maniera, sempre bene, perché noi a centrocampo giochiamo sempre a tre, siamo sempre delle mezze ali. È cambiato soltanto davanti, che prima giocavamo 4-3-3 con le due punte larghe, c'erano Catanese e Corsetti a volte, invece adesso giochiamo con Fanucchi dietro le due punte. Quindi alla fine non c'è, cambia, perché tipo avevamo il supporto esterno, però adesso abbiamo anche un altro supporto, quello di Fanucchi, che è un buon giocatore, quindi non ci troviamo tanto in difficoltà. Cioè riusciamo a giocare, anzi secondo me meglio, ci allarghiamo noi e giochiamo meglio. Ecco, una squadra che in campionato ha queste difficoltà ed è una squadra che in Coppa invece le partite le vince, e le vince anche bene, contro squadre tra l'altro di categoria superiore. Tu sei un centrocampista molto giovane, in arrivo dalla Regina, poi comunque ne parleremo, e in Coppa stai facendo molto bene, stai facendo vedere soprattutto caratteristiche da incursore di un certo livello, perché sei anche andato a segno. Beh, per te intanto come è stata finora questa esperienza fra i professionisti, che è la tua prima esperienza, da quello che parlavamo fuori onda, ti ho giocato in primavera, in Coppa sicuramente vi state ritagliando un ruolo importante. Ecco, tu sotto questo punto di vista ti stai trovando bene nel modulo centrocampo a tre del mister? Le tue caratteristiche sono queste già da prima, nel senso giocavi già da incursore, facevi già dell'inserimento la tua arma principale, o è un ruolo, una caratteristica che ha scovato, diciamo, mister Sottil? Magari a Reggio Calabria giocavi in maniera diversa. No, ho sempre giocato così, sempre mezzala, incursore. L'anno scorso, campionato primavera, ho fatto anche 8 gol, così, e poi mi trovo bene in questo ruolo, dico, anche perché do anche una mano in fase offensiva che anche in fase difensiva, quindi diciamo mi sto trovando bene. E poi in Coppa Italia sto giocando anche bene, anche perché giochiamo tra di noi, siamo tutti giovani, ci diamo tutti una mano, e lottiamo tutti fino alla fine, cerchiamo di dimostrare il meglio, perché sono partite che facciamo con meno pressione, quindi dimostriamo e ci vengono i risultati. Ecco, ma come mai la differenza tra campionato e Coppa, te la spieghi? Forse proprio questa fame maggiore dei giovani che vogliono mettere. Sì, sì, secondo me anche per questo, però comunque la fame c'è anche in campionato, forse non fino alla fine, perché poi può essere si abbassa la concentrazione, oppure sottovalutiamo, può essere certe volte l'avversario, però poi in Coppa sono partite secche, quindi magari infatti, c'è una... Sì, sì. Sì, tu arrivi da Reggio, che è stata un po' una fucina di giocatori per qua, per Cuneo, perché D'Alessandro adesso è arrivato, Ruggeri, Di Lorenzo, che salutiamo, che è catanese, quindi ecco te, quindi chiaramente c'è questo legame con la Regina di Patron Foti che si sta consolidando. E quest'estate te sei stato informato subito che saresti andato in prestito a farti le ossa, oppure c'è stato un momento in cui mister Azzori ha pensato di portarti con lui in prima squadra? Perché
comunque la Regina quest'anno non sta veleggiando proprio nelle posizioni nobili della Serie D, della Serie B. E quindi, cioè, magari sarebbe anche servito un personaggio giovane che abbia voglia di crescere come te. Ecco, come si è evoluta questa trattativa Lampo? Che oh mamma mia, adesso che ti ha portato qua, però con il direttore che ci ha chiaramente detto che abbiamo fatto un grande acquisto, portare Maimone qua in provincia di Cuneo. No, a me è stato solamente detto di venire qua a Cuneo in prestito un anno e basta, niente, non mi hanno parlato di prima squadra, anche perché ancora quando stavamo parlando del fatto di Cuneo ancora non era deciso come allenatore, quindi sono venuto subito qua e ecco, io torno sulla Coppa perché ci tengo particolarmente, perché questo è un obiettivo che ovviamente per una squadra di seconda divisione quest'anno in particolare conta relativamente, però una volta che si arriva nelle battute finali poi tutti vogliono vincerla. Ovviamente domenica ci sarà la partita con il Rimini e poi ne proveremo anche a analizzarla un attimo, però poi ci sarà una partita con la Cremonese da vincere. Ecco, io penso che tu partirai titolare contro la Cremonese, perché penso che giocheranno di nuovo i giovani, magari con qualche piccola novità fra i big. Ecco, questa partita con la Cremonese è ritenuta importante nel gruppo, cioè il poter andare avanti, magari poi affrontare squadre veramente di blasone nelle fasi finali, cioè adesso è un obiettivo che vi siete posti, questo della Coppa Italia, o è diciamo una competizione che sì, la giochiamo, se va bene bene, se va male pensiamo al campionato che è meglio? No, io parlo personalmente, perché i miei compagni penso la pensano ugualmente, cioè io gioco per vincere in qualsiasi competizione, non solo per me stesso ma anche per la squadra. Tipo, andiamo avanti per noi, perché così dimostriamo di saper giocare, dimostriamo di essere dei ottimi giocatori, e poi vincere porta sempre bene, cioè, ci alleniamo col sorriso e tutto porta sempre meglio. No, tra l'altro potrebbe essere anche un bel trampolino di lancio per prendere poi magari un posto titolare in campionato, perché è cambiato tante volte il modulo, però nelle ultime partite il 4-3-1-2 è stato consolidato da Mister Sottil, che adesso si sta affidando a questo modulo con Martini, Ocorsetti e Torri e Fanucchi dietro. A metà campo Amlili e Marco Cristini sono ovviamente inamovibili, rimane un posto che almeno ogni settimana in serie di presentazioni diciamo sempre c'è questo ballottaggio Palazzolo-Maimone per fare da incursore. Ecco, durante la settimana adesso ha giocato Palazzolo, c'è una, vabbè, la sana competizione, quelli sono discorsi classici che si fanno e c'è, ma il mister nasconde un po' le sue carte sotto questo punto di vista, o ci si sta allenando con questa formazione base, quindi con Palazzolo da interno, e quindi più o meno la formazione è questa, o invece fino all'ultimo siete a 50-50 e poi il mister decide il sabato o la domenica mattina? No, noi sin da lunedì, cioè da martedì, siamo sempre in ballottaggio tutti quanti, quindi anche il sabato ci alleniamo tutti per dimostrare, per essere in campo la domenica. Non ci sono tipo scelte già da martedì a domenica, siamo sempre in ballottaggio. Sì, anche perché comunque in Coppa Italia vedere te, Palazzolo e Falasco al centrocampo è anche un bel vedere per chi viene a vedere le partite, perché riuscite sempre a non assolutamente sfigurare nei confronti di delle persone che hanno più esperienza. Partiamo un attimino qua di Cuneo. Come ti sei ambientato? Perché parlavamo fuori onda del freddo non freddo, che sempre quando arriviamo a questo periodo c'è sempre un po' di, soprattutto per chi viene dal sud, un attimino di paura. Ecco, ci spiegavi che giù a Reggio appunto c'è un freddo diverso ma più pericoloso. Ecco, quindi spiegaci un po'
Quali, come ti stai trovando qua anche a livello di allenamento, cosa cambia, perché chiaramente ci saranno delle differenze? Sì, sì. No, qui mi sto trovando abbastanza bene, certo c'è il cambio di temperatura, è molto freddo, però non lo sto soffrendo, sai. Anche negli allenamenti, certo, dobbiamo coprirci per bene, perché sennò si rischia veramente di farci del male, sì, anche muscolarmente, però alla fine riscaldandoci ci alleniamo per bene, non si soffre tanto. Dai. Ho visto su Facebook dei tuoi colleghi che postavano le foto gioiose della neve come sì. Se no avessero, cioè, come fosse una rarità. Qua purtroppo non è la rarità, è una cosa abbastanza costante. Ecco, tornando un attimo così, giusto per fare anche i complimenti a chi di dovere, lo stadio del Cuneo domenica è stato reso agibile, e quindi complimenti agli addetti ai lavori. Com'era il fondo? Il campo era un po' molle e abbastanza bagnato, però è rimasto, diciamo, agibile fino alla fine, e infatti si è giocato. L'unico problema era forse la fascia destra, era un po' ghiacciata all'inizio, però poi hanno... No, l'altra. Sì, sì, prima della partita c'erano delle persone là che stavano sistemando, hanno fatto un gran lavoro e si è giocato. Ecco, sotto questo punto di vista è giusto ringraziare anche alcuni tifosi, fra cui Brunone, che me l'ha detto anche domenica, perché sono stati tifosi a sgomberare le tribune dalla neve e dal ghiaccio, quindi veramente complimenti, perché andare la domenica mattina, che magari è un giorno di riposo, andare a spalare neve, veramente ci vogliono anche gli attributi e la passione. Per quanto riguarda tra l'altro le foto di neve, io ho visto quelle di Corsetti, veramente che era stupito dal vedere la neve sul campo dell'allenamento, un post su Facebook, foto, faccine varie di stupore, quindi veramente la neve per certi giocatori è veramente una novità. Allora, guardiamo avanti, perché domenica ci sarà il Rimini. Ovviamente tu potresti anche essere protagonista, magari di titolare, chissà. Che squadra vi aspettate? Perché sicuramente il Rimini è una delle candidate alla salvezza promozione. Una squadra che però, diciamo, sì, è fra le prime, però non è una squadra irresistibile, è una squadra sicuramente battibile. Punti di forza, punti deboli, per quello che avete potuto studiare, ovviamente noi lo diciamo sempre, siamo ancora a metà settimana, quindi siete ancora nella fase, diciamo, di ripresa dopo le fatiche domenicali, però sicuramente voi siete costretti a fare risultato in trasferta, perché in casa di punti ne arrivano limitatamente, e dopo due pareggi di fila bisogna dare una scossa sicuramente a questa classifica, perché sennò si rischia di arrivare poi nelle fasi più importanti del campionato lì in questo vortice dei play-out, e della cosa più sconsigliabile del mondo, soprattutto ricordando poi l'epilogo dell'anno scorso con i play-out persi sciaguratamente contro la Reggiana. Allora, noi non abbiamo avuto modo di vedere il Rimini, specialmente non posso dire qualcosa specifico su questa squadra, anche perché è il primo anno che gioco in questa categoria, quindi non conosco i giocatori, non conosco la società, però penso sia un'ottima squadra, una buona squadra, anche perché c'ha 24 punti e non è facile in questo campionato avere abbastanza punti, perché ogni partita è una guerra fino alla fine, quindi se hanno dimostrato di essere tipo là sopra, vuol dire che sicuramente sono un'ottima squadra, quindi a noi tocca allenarci per bene, allenarci tipo con serenità, tranquillità, e affrontare questa partita con cattiveria e fame fino alla fine per fare il risultato. Ecco, un'ultima cosa, poi ti lasciamo andare e ti ringraziamo. Voi avete avuto modo di affrontare il Bra sia in Coppa che in campionato. Noi abbiamo parlato spesso anche con i tuoi compagni del Bra, un Bra che però negli ultimi giorni ha avuto ulteriori scossoni di questa annata veramente difficile, con la partenza di altri quattro giocatori, l'esclusione di altri quattro giocatori che sono destinati a lasciare la squadra, tra l'altro probabilmente i giocatori più di esperienza della squadra, cioè Briano, Passerò, Serino e Santoni.
Ecco, voi che ci avete giocato contro, questo Bra è proprio cioè è proprio una squadra da ultimo posto, perché voi vi ha messo in difficoltà, è stata una partita sicuramente pazza con espulsioni, tanti episodi, però ovviamente se l'è giocata, quindi stava anche per portarla a casa. Per quello che avete visto voi, sia in campionato sia in coppa, in cui le due partite sono state sostanzialmente giocate alla pari, questo Bra ti aspettavi che fosse così, o alla fine nel complesso la loro forza è questa ed è una squadra che probabilmente, speriamo ancora che ci sia un barlume di speranza, retrocederà in Serie D, anche se adesso Daedola ci mangerà, però ovviamente in questo momento sono retrocessi in Serie D. Guarda, noi contro il Bra abbiamo fatto un amichevole in estate, abbiamo fatto un triangolare, c'eravamo noi, l'Albese e il Bra, e sinceramente non mi sembrava una brutta squadra, abbiamo fatto 1-1, poi abbiamo vinto i rigori, e quindi mi sembrava un'ottima squadra che poteva fare risultati anche quest'anno. Poi in campionato invece sul risultato di 2-0 con due uomini in più, abbiamo rimontato con facilità, penso, non era tanto difficile, avevamo sempre il controllo della palla e tutto, quindi mi sono ripetuto un po' su questa squadra, pensavo fosse un'ottima squadra, invece non forse c'era qualche problema, non so, però pensavo meglio, ho poca tranquillità, sì. Cioè, ovviamente noi auguriamo al Bra di poter fare una seconda parte di campionato, visto che è una squadra della provincia, fare una seconda parte di campionato perlomeno all'altezza della seconda divisione, perché ovviamente avere già una squadra che magari dopo neanche tre quarti di campionato è già retrocessa sarebbe anche brutto, poi anche il poterla seguire, anche perché il Bra, ricordiamolo, da gennaio dovrebbe tornare al Madonna dei Fiori, quindi riuscire a giocarsela fino alla fine sarebbe sicuramente importante. Comunque staremo a vedere. Noi ringraziamo Giuseppe per essere stato nostro ospite, ovviamente in bocca al lupo per Rimini, partita che noi seguiremo in diretta su Idea Web TV, quindi mi raccomando seguiteci dalle 14:15 circa con le formazioni ufficiali. Ovviamente seguiremo anche la gara del Bra che giocherà con Real Vicenza. Grazie Milo, il nostro esperto del Bra, che non sa contro chi gioca il Bra, comunque anche Bra a Vicenza sarà seguita in diretta dal Paschiero a partire dalle 14:15 circa, poi tutti gli appuntamenti dello sport la domenica qua su Idea Web TV. Grazie ancora Giuseppe, allora in bocca al lupo.